Allora, com'è avere un insegnante a distanza, non in carne ed ossa? All'inizio fa un po' strano, però poi dopo è una cosa carina perché ti permette di organizzarti un po' come in base alle tue disponibilità di tempo. Mi piaceva il suono del sax, già suonavo un po' il pianoforte. Con Tommaso, che è una persona molto disponibile, per cui mi trovo bene. Poi è naturale che, come in tutti i rapporti insegnante allievo, ci vuole un periodo di rodaggio per capire un po', per capirsi un po'. La saxophone per me è un modo, diciamo, per gestire una passione in base al mio tempo e rimanere sempre un po' attivo, aggiornato. Non impigrirmi perché poi quando uno fa prevalentemente un'altra attività rischia di trovare la scusa di non averne tempo per fare le mie altre cose. E io mi occupo di sono consulente aziendale, per cui ho un'attività totalmente diversa. E per questo ho scelto una scuola non tradizionale perché anche i miei tempi sono abbastanza impegnativi durante la settimana, per cui è una scuola non tradizionale, mi permette di gestire il tempo, che per me è una risorsa fondamentale, nel modo migliore. Dal mio punto di vista è più una scelta di comodità, di tempo, di gestione del tempo. Ma di sicuro quello che ho imparato, quello che mi ha permesso è di mantenere la costanza, avere una persona che comunque quando vuoi puoi mandare un video e vedere gli avanzamenti. Ti permette di crescere e poi dipende veramente dalla crescita personale, il punto di partenza e il punto in cui si vuole un po' arrivare. Però di sicuro è un metodo che permette di crescere, poi dipende sempre dalla costanza e dall'impegno di ogni singolo.